ragazzi, con calma. Ciao. Dove ci spostiamo? Dammi una foto. Fate due domande? Ma, sì, però non qua. Dove? Non facevo una che è grande. Scusi. Andiamo in centro. Ciao. Ma fai un servizio. Vai, la fai? Se fate un po' di grazie. Dove? Grazie. Verso la serie. Storia della Lega. Verso la serie di qua. La sede. Facciamo un po' il corso. Allora, sì, se ci date, io poi, dov'è il caffè, scusa? Qua, se ci date 5 minuti prima per il caffè, caffè. Datemi 5 minuti, okay. Così parlo un attimo con loro e poi il caffè la mattina, poi la posta. Faccio un po' di spazio. Secondo sei cominciati? Sindaco, ci vedi tu, eh? Vabbè, aspettiamo. Ciao, scusa, possiamo fare una foto? Ministro, fai fare prima loro qualcosa. È la città più grande amministrata dalla Lega. Come sta la Lega a Terni? Qualche tensione? Sono orgoglioso, sono venuto a ringraziare il sindaco e la sua squadra. La città cambia, la città va avanti. L'obiettivo è che vada avanti e cambi tutta l'Umbria, perché la sinistra ha fatto anche troppi disastri, quindi c'è il sostegno mio e del governo totale. Ci sono comuni importanti che andranno al voto, da Perugia, Orvieto, Foligno. Siamo pronti, abbiamo donne e uomini della Lega e abbiamo tanti umbri che non hanno mai fatto politica che si stanno avvicinando, quindi sono qua per dire grazie a chi ci dà fiducia e a chi amministra questa città. E perché il commissariamento? Per aiutare, per sostenere. Ovviamente non abbiamo mai governato da queste parti, quindi l'entusiasmo va accompagnato e coordinato. Ministra, ha il giacchetto giallo perché Di Maio sta parlando con i giga gialli a Parigi? No, perché se lo metto blu non va bene, marrone non va bene, arancione non va bene, quindi ho finito i giubbetti nell'armadio. Che fine hanno fatto le tette con il servizio? Aspetto la primavera, in inverno è meglio la giacca a vento. Che consigli dà al sindaco di Terni? Di continuare a lavorare come sta facendo, di coinvolgere la città, di cambiare, di aver coraggio, di allontanare i vecchi poteri che non hanno perso il vizietto di voler controllare tutto e tutti. E sono felice del cambiamento e, guardando i dati, anche il sostegno dei ternani e degli umbri ci dice che siamo sulla strada giusta. E in vista delle regionali? Siamo pronti. Ministro, domani la giunta per le autorizzazioni, la giunta per l'immunità, si parla di uno scambio Movimento 5 Stelle, Lega, su SITAV. Ma il prossimo che ne parla lo querelo, perché non sta né in cielo né in terra. Quindi magari quella era la vecchia politica. Io sono assolutamente sereno, tranquillo, ho fatto e farò il ministro dell'interno che difende la sicurezza del suo paese. La TAV, come altre opere, secondo me servono, e non è che siamo al mercatino, ti do questo con le figurine panini, mi dai Altobelli e ti do Beccalossi. Quindi, no. Intanto il dossier NoTav è sulla. Sì, questo è curioso. No, io da vicepresidente del Consiglio, che rappresenta gli italiani, non ho l'esame costi-benefici della TAV, ma pare che ce l'abbiano a Parigi. Questo è abbastanza bizzarro, però. Quindi Toninelli non l'ha informato? No, non ne so nulla, non ho letto manco una pagina. Questo governo, se dipende da me, 5 anni, perché io voglio mantenere uno per uno tutti gli impegni presi, di cose da fare ce ne sono tante, la legge Fornero con quota 41, la flat tax per i lavoratori dipendenti, la legittima difesa, l'autonomia, cioè la pace fiscale su tutte le cartelle di Equitalia, quindi se chiedete a me, 5 anni. Cosa può fare questo governo per Terni? Ascoltare, finanziare, dare soldi, abbiamo mandato in provincia di Terni e al comune, abbiamo liberato dei soldi che in passato non c'erano, poi il ministro dell'interno porterà più poliziotti, più vigili del fuoco, più divise, più forze dell'ordine a Terni e in tutta l'Umbria già dal 2019, quindi mi sembra qualcosa di assolutamente concreto. Ministro, ha visto Sanremo e se sì ha visto il monologo? Non ho visto Sanremo. Non so, se mi è permesso, non ho visto Sanremo e purtroppo mi sono perso questa splendida serata. Signor Ministro, è così strategica per la Lega? No, è strategica per gli umbri, è una terra bellissima,
male amministrata, poco raggiungibile, con una sanità che invece di andare avanti va indietro, con un'agricoltura che meriterebbe più attenzione e più sostegno. Quindi sono gli umbri che ci dicono fate presto, tocca a voi, e noi ci stiamo preparando. Scusi Ministro, per quanto riguarda le amministrative, la Lega in coalizione con il centrodestra a livello nazionale no, non è un'incoerenza? No, noi siamo a livello di comuni e regioni, governiamo tantissimi comuni e tante regioni. A livello nazionale abbiamo fatto questa scelta di un contratto firmato davanti agli italiani che rispettiamo punto per punto, e quindi tutti i numeri, l'affetto della gente che trova su strada, al di là dei sondaggi di cui mi fido sempre poco, dicono che siamo sostenuti come forza concreta, coerente, leale, rispettosa. Quindi non vedo l'ora che arrivi ad esempio domenica per il voto dell'Abruzzo. Il voto dell'Abruzzo domenica sarà molto importante e molto interessante, innanzitutto per gli abruzzesi e poi perché è una grande regione, e vediamo che sostegno c'è per la Lega e per il governo. Ciao! Ragazzi, occhio che... Fermi tutti! Opa! Buona giornata a tutti!